Salute e territorio, e questo è il tema del convegno che si è tenuto ieri sera 22 dicembre a Cellammare presso il Castello Caracciolo. L'evento è stato promosso dal Comune di Cellammare e dall'Ordine dei Medici Chirurghi di Bari. Cellammare oggi ospita il dottor Cinque Palmi, ospita anche Filippo Nelli, che è il presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e delle Odontoiatri. È un evento importante, parliamo di salute, parliamo di territorio. L'amministrazione comunale rappresenterà al meglio quella che è stata la collaborazione durante l'emergenza pandemica derivante dal Covid-19 e quella che è stata la intensa collaborazione con i medici di medicina generale, perché se non ci fossero stati loro ai tavoli non si riusciva ad avere una degna programmazione ed una chiara panoramica di quelli che erano i casi Covid sul territorio. Nell'ambito del convegno, il dottor Giuseppe Cinquepalmi, medico di base a Capurso e a Cellammare, ha illustrato alcune novità proprio sul Covid-19 e sulle statine. I temi che affronterò questa sera sono due, sono fondamentali. Uno è il Covid, che è da considerare soprattutto per il fatto che stanno aumentando i casi di contagio e che sicuramente il Covid rappresenta una malattia che non solo è vero che guarisce come l'influenza, però sicuramente determina degli esiti che la gente si mantiene all'interno anche per anni e che non vanno via facilmente, che possono dare appunto degli esiti che possono anche accorciare la vita delle persone. Il secondo invece sono le statine. Le statine, che sono in pratica dei farmaci che usiamo normalmente per il colesterolo. Io ho scoperto una cosa, che le statine non servono solo per il colesterolo, ma servono anche e soprattutto per mantenere l'albero vascolare pulito, così da prolungare la vita dell'individuo. Questi due elementi sono importanti, perché se associate anche una corretta dieta, uno stile di salute, di vita idoneo, consentono anche il prolungamento della vita oltre 100 anni. Qual è lo stato di salute, il caso di dire, della sanità in Puglia? L'abbiamo chiesto al dottor Filippo Anelli. Liste d'attesa lunghe negli ospedali, mancanza di medici, sono alcuni dei problemi della sanità in Puglia, probabilmente non solo. Cosa si può fare di più? È difficile rispondere ad una domanda, perché chi dovrebbe fare di più sono in parecchi, e gli attori sono innanzitutto il governo, ma poi anche il governo regionale. Certo, noi dopo il Covid abbiamo avuto un aumento delle richieste e c'è un aumento della domanda da parte dei cittadini di voler fare prestazioni, di recuperare tutto quello che per un anno e mezzo si è bloccato.